venduto questo casco che non utilizzo più. Più che venduto, ho regalato visto il prezzo. E ci tengo comunque a fare una pulizia prima di spedirlo. E voglio testare un prodotto, una schiuma. Gli interni purtroppo non sono sfoderabili, si riescono a togliere solamente questi due, chiamiamoli, paraorecchi, per cui gli interni dovrò lavarli in situ. Ho comprato questo prodotto in un noto distributore. È un pulitore per interni di tutti i tipi di caschi, non danneggia le parti in plastica grazie alla sua neutralità. Come si usa? Agitare la bomboletta, in caso di freddo riscaldarla con le mani, questa è la prima volta che leggo una roba del genere, spruzzare il prodotto sulle parti da pulire e lasciare assorbire, rimuovere con un panno pulito. Procediamo! Ma che bell'effetto! Bellissimo! La schiuma mi sembra bene assorbita. Adesso asciughiamo con un panno. L'effetto mi sembra veramente buono. Andiamo con questo. Ovviamente poi lascerò asciugare, che bello bagnato. E adesso passiamo al casco. Riproponiamo l'effetto schiuma espansa. Sembra la schiuma espansa quella per isolamento interno. Io abbondo, eh. Povero casco. Ma guarda, manca lì un'isoletta, c'è un'isoletta. Anche qui. Qua speriamo che il casco non si sciolga, se no non riesco più a venderlo. Ho lasciato passare 5 minuti di cronometro, il casco è bello inzuppato, procediamo a passare la pezzuola. Ovviamente per esigenze di video sono di una scomodità pazzesca. Cerco di schiacciare un bel po'. Casco non sempre, ma il più delle volte lo utilizzo con un sottocasco. Non so se si vede, viene via del marrone, che secondo me non è sporco, è colorante. Il colorante del tessuto. Diamo una pulita anche alla visiera. Questo era un casco che utilizzavo con la Vespa. Siccome sono molto generoso nella vendita, ho compreso anche il supporto della GoPro. Bene, il video non vi ho proprio fatto vedere tutto tutto, se no vi faccio vedere 2 ore di strofinamenti. Mi interessava farvi vedere l'effetto della schiuma e il risultato, direi ottimo, prodotto approvato.